Federica Carta su OnlyFans, dell'ex allieva di Amici. Continua a crescere il numero di celebrità presente su OnlyFans. Molti ricorderanno Federica Carta come una delle protagoniste di una delle edizioni più fortunate di Amici. Era il 2016 e durante il serale c'era ancora la divisione tra squadra blu e squadra bianca. Capitanate da due giudici di eccezione, Emma ed Elisa. Federica arrivò terza, dietro il ballerino Andreas Müller e il cantante Ricky che si aggiudicò la vittoria. Tuttavia, è riuscita comunque ad ottenere un discreto successo nel mondo della musica. Partecipando anche al Festival di Sanremo nel 2019, insieme a Shade. Ebbene, oggi la cantante è finita al centro di una forte polemica social dopo un inaspettato annuncio fatto sul suo profilo Twitter. Federica, infatti, ha comunicato ai suoi followers di aver aperto un profilo OnlyFans. Una piattaforma sicuramente inusuale per una cantautrice, non è un segreto che sia usata principalmente per la pubblicazione di foto e contenuti non certo adatte a un pubblico di minori. A quanto pare, però, lo scopo della Carta è un altro. Queste le sue parole. Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi. A partire da un progetto che non vedo l'ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l'intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto. Dunque, l'intento di Federica è condividere contenuti sempre relazionati alla sua musica e donare i soldi ricavati dagli abbonamenti degli iscritti in beneficenza. Nessuna foto video per adulti e nessun tentativo di guadagnare attraverso di essi. Ma, moltissimi utenti si sono chiesti, perché usare proprio un social come OnlyFans per anticipare un nuovo progetto musicale? E soprattutto, come mai la scelta di utilizzare una piattaforma del genere per scopi benefici? Nonostante la presenza di molte altre più adatte a tale causa? Per queste ragioni, il tweet dell'ex allieva di Amici è stato invaso da critiche e ha fatto nascere una vera e propria polemica. A detta di molti, ci sarebbero moltissimi metodi alternativi per poter raccogliere dei soldi e non si capacitano del perché dietro questa decisione. Tuttavia, c'è anche chi ha difeso la cantante. Molte sue fan si sono dette entusiaste di sentire i suoi nuovi lavori musicali e contente del tentativo della giovane 24enne di cercare di cambiare la visione di un social come OnlyFans. Federica Carta, et Federica Paper, April 17, 2023. Tindo bresco, grafa rol din tot, tot tot MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapo. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.